Ciao, sono Simona, sono una delle studentesse di Scienze della Comunicazione e Realtà Design degli Ambienti per la Comunicazione dell'Università di Siena. Sto collaborando da una settimana a questo progetto che è Life Through Culture. Stiamo collaborando con altri 6 ragazzi dell'Università di Eindhoven. Quello che stiamo facendo è progettare quella che è l'esperienza perché effettivamente andiamo a progettare un'esperienza del pellegrinaggio, di quelli che erano i pellegrini del Medioevo e che continuano ad esserci in realtà tutt'oggi, e che attraversavano la Via Francigena per arrivare in alcuni tappe, ecco, durante il loro percorso di ristoro, tra le quali il Santa Maria della Scala stessa. Noi stiamo lavorando ai livelli bassi, diciamo, del Santa Maria della Scala, e in particolare in ambienti di estrema suggestione, tra cui questo lavatoio stesso. Questo era l'antico lavatoio delle balie, dove venivano appunto a lavare i panni per gli orfani. Quello che stiamo facendo è riuscire a trasmettere attraverso la storicità di questi luoghi, che è fortissima, l'esperienza appunto del pellegrinaggio, usando come medium dell'esperienza stessa la luce. La luce come elemento di illuminazione, come elemento di gioco tra diciamo le varie caratteristiche di l'esperienza stessa di viaggio. È una sfida nei termini del fatto che questi ragazzi hanno una formazione, ragazzi appunto dell'Università di Eindhoven, hanno una formazione estremamente tecnica, che è venuta a collegarsi in un certo senso a quella che è la nostra formazione, che è invece più culturale, più legata ad aspetti etnografici, di usabilità appunto del design. E quello che si è venuto a generare è un vero mix, un vero, diciamo, un vero, una combinazione positiva di skill, di capacità, che ci sta portando a creare qualcosa che spero e sembra stia veramente venendo bene. Quindi in realtà invito io, a nome di tutti, a venire ad esplorare questi spazi il 16 marzo. Che altro? Sta veramente andando bene tutto quanto. Come ho detto, l'integrazione delle capacità è stata anche una sfida, perché talvolta rappresenta veramente uno scontro anche di culture. Questi ragazzi vengono da un paese diverso che ha anche modi di approcciarsi alle cose diverse, tanto più che questi ambienti così storici non sono proprio di un paese come l'Olanda, e l'approccio stesso che hanno avuto questi ragazzi, lo scontro dei primi giorni in questi ambienti è stato di sorpresa, eccitazione, ma anche un po' di ansia. In questi giorni invece sto vedendo che sono veramente, veramente eccitati diciamo, portare avanti questa esperienza, quindi speriamo che tutto vada bene, ecco.